Purtroppo anche oggi abbiamo un cavolo di Rainbow Friends qui fuori dalla finestra, che questa volta è uno è red praticamente. Direi che però in questo mondo vanilla sempre nuovo, perché ovviamente non è che ci vado avanti io, però praticamente dobbiamo fare chiaramente una spada almeno di pietra. In realtà qua avevo messo a cuocere il ferro, quindi sono stupido, perché avrei potuto farla di ferro. La facciamo immediatamente. E questa volta però non andiamo mica in miniera, andiamo nella piramide del deserto per ucciderlo. Perché sì, oggi un altro tutorial, cosa fare se ti entra Red nel mondo, che è veramente pericoloso. Ovviamente lui avrà un sacco di vita, come tutti i Rainbow Friend dopo tutto. E fa anche tanto male, peraltro io non lo cibo. Però chiaramente cercherai di farlo, di seguirlo, no? Cioè nel senso di farti seguire da lui. E vedete, lui chiaramente camminando pian piano lui vi seguirà. E qui intorno ci potrebbe essere una piramide del deserto. Purtroppo siamo arrivati e lui ce l'ha con me più del solito. Forse perché gli ho fatto fare tutta questa strada. Ah, stupido, schifoso. Seguimi perché qua, aia. Ok, perfetto, allora qua direi che se mi segue è perfetto, no? Ok, mi ha seguito. Ora tecnicamente bisogna cercare di farlo seguire, no, di farlo andare qua sotto. Però, lagga, aiuto, fa male, fa molto male lui. È veramente cattivo. Cercate di recuperare vita, non fatevi colpire da lui, per carità. Cioè, ovviamente, cercate di non farvi colpire, perché chiaramente... scordatevi dei tesori della piramide, non vi serviranno. Raga, io sto facendo una cosa pericolosissima. Ok, allora, vedo che lui non cade, quindi dovrete spingerlo chiaramente voi dentro la cavolo di piramide. Mannaggia lui. Cercate di togliere questi pilastri inutili del cavolo, perché vi ostacoleranno solamente, purtroppo. Ora che tecnicamente avete sgombrato la base, cercate chiaramente di non cadere, cosa veramente complicata purtroppo, e buttatelo dentro! Dai, sì! Ha funzionato, raga! Assurdo! Ah, muori! Raga, è stato un successo invece, è stato veramente un successo. Oh no, credo che sia ancora vivo però. Nessun problema, io mi sono preparato alla stragrande. Mi sono duplicato. Ma raga, avete visto anche voi? Vabbè, non ci lamentiamo, le TNT in più sono assolutamente ottime. Come facciamo però? Ah, ok, ho un'idea. Allora, prima di tutto cerchiamo di capire. Allora, è un po' complicata questa situazione, perché io posso far così e lei cade. No, così ho detto. Ma porca miseria, così e lei cade tecnicamente, no? E lagga pure, però tecnicamente potrebbe funzionare. Se solo Red fosse qua vicino, però. Ma raga, aspetta, ma raga, non c'è nessuno qua. Avevo visto, era un'allucinazione palese. Ma o è scomparso perché... oppure è morto con le TNT. Può essere. Ok, questo è veramente strano. Come diavolo faccio ad uscire? Ora chiaramente dovete cercare di uscire dalla piramide. Cavolo raga, è stato veramente bello poterlo sconfiggere in questo modo. Ovviamente state attenti perché non si sa mai che cosa ci possono essere in questi mondi. Perché magari c'è Red, magari c'è Green, ma magari ci possono essere mille altri mostri. E dovete sempre stare attenti, perché si sa mai che il vostro mondo possa essere distrutto. Iscrivetevi al canale, lasciate like e ci vediamo al prossimo video inquietante. Spero di potervi dare altri consigli su come distruggere i vostri mostri nel mondo. E ovviamente iscrivetevi se vi è mai successo, se vi sono mai serviti questi consigli.